Avete rotto i coglioni, i comunisti del cazzo! Guardate che cazzo, vai fuori dai coglioni, se non c'erano i poliziotti ti avrei massacrato di botte, coglione! Perché siete qui oggi a protestare? Contro cosa state protestando? Allora, noi siamo qui perché riteniamo vergognoso che una manifestazione sportiva di fatto diventi una manifestazione di propaganda e di regime, perché questo è il giro della Padania. La Padania è un'entità geografica per fortuna inesistente, propagandata dalla Lega Nord, che si basa sul razzismo e sull'egoismo sociale, e peraltro anche con una manifestazione sportiva di questo genere inaugurata da Renzo Bossi e da un sottosegretario che è anche organizzatore del giro, che si chiama Michelino Davico. Ecco, anche attraverso queste cose la Lega Nord prova ad oscurare, a nostro parere, le politiche che contribuisce a fare con il governo Berlusconi, politiche basate sul massacro dei lavoratori e dei cittadini, come dimostra questa manovra. Gli stessi atleti hanno lamentato comunque atteggiamenti antisportivi, tra virgolette, da parte dei manifestanti in occasione delle due precedenti tappe, addirittura qualcuno dice di essere stato schiaffeggiato. Sì, è sì. Giusto e corretto questo tipo di... No, la nostra è una contestazione totalmente pacifica e quindi su questo intendiamo muoverci. Devo dire però che il mondo del ciclismo non è stato tutto da una parte basta, perché qualche ora fa Gianni Bugno ha condannato il Giro della Padania. La stessa Gazzetta dello Sport sta criticando aspramente questa competizione e quindi non siamo in soli. Questo è ciò che avviene quando si vuol fare attraverso lo sport della politica e quando si fanno politiche economiche e sociali come fa la Lega Nord, che massacra tutti i lavoratori del sud, del centro e anche del nord, quelli che dice tutto. Thank you.